La libertà è il vero potere dell'uomo ed è quello che ti spiega il bene e il male che c'è nel mondo. Ecco, ora io spezzo una lancia sempre rispetto alla mia visione positiva dell'uomo. Oggi, fino ad oggi, poche persone rispetto alla massa degli individui che ci sono al mondo hanno usato la loro libertà veramente da uomini, creativamente, rispetto. Ci sono, ce ne sono tanti per fortuna, il mondo è andato avanti, però pochi rispetto alla moltitudine. Bene, per cui, però tutti erano liberi, per cui vivendo la libertà, usando la libertà e la creatività come volevano, hanno fatto il bene e il male del mondo, loro personale e del mondo. Occorre assumersi veramente la responsabilità della nostra libertà e per arrivare a questo dobbiamo prendere atto della nostra consapevolezza, della nostra possibilità di capire e di scegliere, perché questa libertà sia usata appunto per noi, per il nostro bene e per il bene di tutto il mondo. Cioè la responsabilità è questa, e la responsabilità della nostra libertà è presa sempre in solitudine. Non è un fatto di massa, è un fatto personale, perché come la libertà è personale, che poi va verso tutti, la responsabilità è un fatto che si prende in solitudine. Non è un dovere, non è imposta, cioè o la prendi, voglio dire, come tu ti rendi conto di essere strutturalmente libero e ne assumi la responsabilità, o se no nessuno ti può indurre a prenderla, o la prendi tu o niente. In quello che è questo iter che cerco di fare io è di dire: guardate che la libertà è uno strumento straordinario per dare senso alla nostra vita, per avviare questo processo di pienezza in cui siamo dentro. Quindi attenzione, voglio dire, la libertà puoi usarla per questo, però non posso dire, come dicono i preti qualche volta, siete liberi di fare il bene. No, siamo liberi purtroppo di fare anche il male. Però se noi ci conosciamo fino in fondo, riusciamo a capire che la libertà è lo strumento essenziale per essere noi stessi. E quando io dico noi stessi, mi è difficile capire che uno, essendo se stesso, scelga il male.